Sono Marinella Senatore, visiting artist del cantiere Narrazione e Convenienze del Video, organizzato da Casa Masaccio Arte Contemporanea, dal suo responsabile Fausto Forte, dall'Associazione Promere e dall'Associazione Genera Comunicazioni. Sono stata invitata a lavorare con sette giovani, giovanissimi, in alcuni casi artiste, dalla curatrice Fiammetta Strigoli, con la quale da tempo condividiamo diversi punti di vista anche rispetto alla didattica del video e collaboriamo anche per il mio lavoro personale da diversi anni. Abbiamo affrontato un po' tutti i format del video, dal videoclip musicale alla videoarte, tout court, alla videoinstallazione fino ad arrivare alla fiction pura. E credo che le ragazze, in questo senso anche io sicuramente, abbiamo condiviso tempo ed esperienze e anche imparato delle modalità di lavoro diverse. Io credo che tutto questo abbia un grandissimo senso formativo. Io infatti insegno in due università spagnole, quindi ho molto presente l'attività didattica nella mia ricerca. E credo che cantieri come questi siano effettivamente fondamentali e il fatto che ce ne abbiano dato la possibilità mi trovo molto contenta, penso che sia un punto veramente interessante. E lavoro non solo con il video, ma con l'immagine in senso lato, quindi anche con la fotografia, ma del resto anche con lo spazio, quindi con l'installazione, fino ad arrivare in alcuni lavori al disegno e alla performance. Quindi ho cercato di apportare un'esperienza personale, innanzitutto di lavoro sul campo alle artiste, mostrando anche dei progetti fatti con alunni spagnoli delle due università dove insegno e altri corsi dove normalmente tengo delle lezioni. E sulla base di questo lavoro pratico abbiamo cercato di strutturare il lavoro delle sette partecipanti, che è stato non solo da un punto di vista concettuale molto ricco, ma anche da un punto di vista pratico, perché hanno provato per la prima volta a lavorare e avvicinarsi al linguaggio in una forma molto più professionale, quindi apprendendo i movimenti di camera, lo studio della luce, lavorando con loro all'edizione e al montaggio finale. Facendo anche riferimenti molto forti e precisi al suono, quindi dando una complessità anche di visioni al lavoro che spero e sono abbastanza sicura che le avrà arricchite. Vi aspetto all'evento espositivo finale, che sarà la giusta conclusione di questa esperienza che davvero posso definire molto stimolante e arricchente, sia da un punto di vista umano che formativo.